Another summer day has come and gone away. Cari amici di Movida Television, questa sera le nostre telecamere sono qui alla fiera di Tutto Sposi e in particolare ci troviamo all'Atelier Mimma Jo, questa sera un ospite davvero eccezionale, bellissimo Francesco Testi. Allora, occhio alle immagini. Qui all'Atelier Mimma Jo tantissime belle ragazze, tantissime belle modelle, tantissimi bei vestiti. Com'è indossare un abito di Mimma Jo? Guarda, è sempre un sogno indossare un abito da sposa, poi soprattutto di Mimma, che la conosco veramente da tantissimo tempo e sono affezionatissima a lei. Quest'anno ha partecipato a Tutto Sposi e io le faccio veramente un in bocca al lupo e tantissimi auguri. Questa sera ospite d'eccezione il grandissimo Francesco Testi. Qui c'è veramente un casino, un disastro, ci sono momenti di panico perché era attesissimo, un bellissimo attore senza dubbio, quindi tutti vogliono fare le foto. Ci troviamo in compagnia di un'altra bellissima modella che indossa un altro splendido abito di Mimma Jo. Com'è indossare un abito del genere? È stupendo, è un qualcosa di inspiegabile, ti dà un'emozione indescrivibile, è da provare. Infatti stiamo guardando proprio questo bellissimo abito tutto scintillante, ti rispecchia? Sì, è proprio il mio preferito questo qui. Com'è stare a fianco di Francesco Testi? Beh, si rimane senza parole. And I feel just like I'm living someone else's life. Sono in compagnia di Franco Lobefalo. Allora, dove ci sei tu? Sono grandi eventi e grandi ospiti. Questa sera come sta andando? Ma si vedono le immagini parlano da soli. Fra altre cose abbiamo avuto un incremento quest'anno con Tutto Sposi veramente eccellente. Almeno per quello che mi riguarda come agenzia di organizzazione abbiamo portato l'eccellenza degli attori che stanno in questo momento in tutte le televisioni. Stasera abbiamo fatto una chicca con l'Atelier Mimma Jo, che ci accomuna un'amicizia da un po' di anni, dove in esclusiva ha preso l'intervento di Francesco Testi, che tutti sapete che è l'attore protagonista di Baciamo le mani, nonché di Onore e Rispetto. Allora lanciamo un saluto a tutti gli amici di Movida Television. Ma un saluto agli amici di Movida, a Lucio che sta dall'altro lato, che è uno dei miei solidi collaboratori della Campania e del Sud, e seguite sempre Movida Televisione, che è una delle poche televisioni accreditate per tutti gli eventi VIP in Campania. Eh sì, dove c'è Movida Televisione solo grandi eventi. Saluti da Fabiana Manzo e da Franco Lobefalo Management e da tutto lo staff. E sono in compagnia di Gaetano Amato. Ciao, un saluto a tutti quelli di Movida Television. Questa sera siamo qui all'Atelier Mimma Jo con il grande Francesco Testi. Temi un po' la competizione? No, oltre che essere un amico sono anche un suo collega, perché faccio anche l'attore, studio teatro e quindi spero un giorno di avere un successo come l'ha avuto lui ed essere bravo come lui. Mi trovo in compagnia qui all'Atelier Mimma Jo di un'altra bellissima modella. Come ti chiami? Sara Nile. Non sei un volto sconosciuto alle nostre telecamere, in particolare tu sei un'altra concorrente del Grande Fratello. Eh già. Come Francesco Testi. Sì, infatti. Com'è lavorare ora per Mimma Jo a fianco di Francesco Testi proprio oggi? Beh, è simpatica come cosa, è piacevole, dai. E com'è indossare un abito di Mimma Jo? Io ho il piacere di lavorare con Mimma da tanti anni, ormai dal 2006 se non erro, e ormai c'è un rapporto d'affetto che ci lega, il lavorativo, è sempre un piacere. Sara Nile, fai un saluto a tutti gli amici di Movida Television. Bueno, os mando un beso muy muy grande. Hasta luego. Amici di Movida Television ed Italia Mia, questa sera ci troviamo qui a Tutto Sposi, precisamente nello stand della cara Mimma, di Mimma Jo Atelier. Allora, questa sera ha scelto proprio bene un grande ospite, Francesco Testi. Il migliore in assoluto, ritengo, veramente. Un successo infinito, grazie mille. No, grazie a te Mimma. E allora, Francesco Testi, tu sei impegnato, ma quando convolerai a nozze? E che ne so. Ma no,
Andiamo troppo oltre con le domande, non lo so, non saprei cosa dirti. Prima o poi. Prima o poi. Ci lasci nel dubbio. Eh sì, perché ce l'ho. E sceglierai un abito di Mimma Jo. Sono sì. Già d'accordo. Già abbiamo preso accordi. Sono già d'accordo. Che abito hai in mente per Francesco Test? Non possiamo dirlo. No, rendiamolo pubblico. Quale sarà l'abito? No, la cosa è questa, io porterò la mia fidanzata a Mimma, dirò fai te. E poi si arrangerà con lei, giusto? Assolutamente. Ecco, hai visto? Tra l'altro atelier napoletano, la tua donna è napoletana? No. Allora, progetti futuri, tra l'altro l'abbiamo visto ormai protagonista delle fiction, cosa farai in futuro? Cominciamo a breve a girare L'onore e rispetto parte quarta, poi vediamo l'anno prossimo che accade. Va bene, allora un saluto a tutti gli amici di Movida Television e di Italia Mia. Ciao a tutti e a tutte, ciao!